differenza c'è tra un artista e non un artista? Questa è un'opinione mia. Che il non artista riguarda, parlando un po' più in piccolo nei singoli, gli artisti, il copiare è forse l'unico, uno dei pochissimi modi, a meno che tu non abbia un carattere talmente forte, per iniziare a buttarsi, per iniziare a lavorare, perché non hai ancora. Io parlo della magia, è uno di quei mestieri, oltre ad essere un'arte, che richiede uno studio a casa, ma richiede una parte di studio va fatta davanti al pubblico, va fatta esibendoti. E tu all'inizio, cioè prima ti esibisci meglio è, ma tu all'inizio non hai un materiale per poterti esibire. E cosa fai? Lo prendi da altri. Ma è normale, come è normale che tu lo prenda da altri artisti che ti piacciono. Perché un po' nella tua testa scatta a volte questo meccanismo che nella tua testa tu stai facendo un omaggio agli artisti ai quali stai rubando, ma non c'è, ripeto, all'inizio circoscritto e se gli intenti sono di un certo tipo, non c'è nulla di male dal mio punto di vista a rubare. Però facciamo una differenza: rubare non è plagiare, non è la Esatto. stessa identica cosa. Infatti ruba come un artista, questo libro di Austin Kleon, che è bellissimo, ve lo consigliamo, è a pochi euro su Boh, credo Amazon. che massimo 10 euro, ma forse Esatto. neanche. Parla proprio della differenza tra plagio e copiare, ossia che il plagio è spacciare come proprio, ma soprattutto copiare da uno solo invece che copiare da tanti. Esatto. Cioè lui non legittima il copiare da uno solo, ma se copi da tanti alla fine trovi te stesso. Perché il plagio è plagio. Perché il copiare da tanti è assimilare dei linguaggi. Che non è per forza il linguaggio parlato, no? È assimilare dei metodi, iniziare a capire la propria arte, come viene interpretata, come è, ed è prendere dei tasselli che piano piano formeranno noi stessi. Esatto, tra l'altro Assolutamente. quello di cui parla Cleon citando anche altri aforismi è quello ad esempio quello di Glenn O'Brien, cioè che si esordisce da ciarlatani per poi diventare autentici e dice che la mano umana non è in grado di realizzare copie perfette, ciò significa che anche se noi copiamo non sarà mai come l'originale. È impossibile perché tu stai copiando l'estetica, ma non copi l'essenza. Cioè, io mi ricordo, è un esempio un po' tirato per i capelli, ma rende secondo me l'idea. Io so che forse sono ancora in vendita, erano uscite in Cina o in Giappone, non mi ricordo, delle repliche identiche di Ferrari, Maserati. La coppia è identica, la scocca, ma il motore non è quello della Ferrari. Ma non perché non possono farlo e perché costa, anche quello è il motivo, ma perché molto probabilmente chi ha copiato la scocca non ha il know-how per replicare il motore di una Ferrari. Quindi, cosa succede? Come nella parte artistica, finché va tutto bene, ma quando c'è un piccolo imprevisto, questa maschera, questa non è neanche una maschera, questa parete falsa crolla perché non hai l'essenza. Cioè, la Ferrari, finché tu buchi la marmitta, fa rumore e la fai solo, gli fai fare un piccolo corteo in città. Magari non vedo la differenza, ma appena la Esatto. metto in pista e deve arrivare a 300 all'ora non ce la fa. Lo stesso Certo. cosa è l'artista. Finché va tutto bene, non succede nulla, va tutto bene, lo dice la frase stessa. Ma se c'è un piccolo imprevisto, a volte capita, a volte uno ha anche la fortuna, passatemi il termine, di rubare a uno o un numero talmente orologio svizzero che non lascia spazio a interventi esterni. Però io ho visto più di una volta qualcuno copiare, magari un intervento che richiede il pubblico, e a un certo punto uno spettatore se ne esce con qualcosa totalmente Certo. inaspettato e lui non è in grado di continuare. Mentre la copia originale sì, perché quello che ha portato in scena è se stesso in un certo senso, è frutto di un percorso che ha fatto. Quindi reagisce come reagirebbe la persona che ha fatto quel percorso. Tu che stai copiando una struttura rigida, che rendi tu rigida copiandola, succede un imprevisto e Ma purtroppo. soprattutto nella prestigiazione, che soprattutto se la si fa al pubblico e c'è l'interazione, non è mai uguale un numero rispetto a un altro. Quindi tu puoi copiare ad esempio le battute di Scimemi, però lui, come dice nelle sue conferenze, ha mille Ma out a seconda certo. di quello che accade. Ma poi attenzione, soprattutto Scimemi come altri, cioè tu puoi copiare la sua battuta, ma la puoi copiare molto probabilmente nell'unico modo che l'hai sentita quella volta. Ma io sono certo che Scimemi la stessa identica battuta la dica con tempi diversi, con un respiro diverso, in base alla situazione, perché ormai ce l'ha dentro. Tra l'altro, Scimemi è uno degli artisti più copiati in assoluto in Italia, ha Assolutamente. tantissimi cloni Sai, e. più sei forte, più vieni copiato, no? Perché poi. E per quello che io dico, da un lato ok, mi sta bene, dall'altro no. Perché
Perché se io ti copio per iniziare a buttarmi, per avere materiale è... Ma se ti copio perché reputo quello che fai vendibile e ti copio solo per vendermi, certo. E allora lì... Devi almeno chiedere il permesso. Ma il problema è che non lo chiedi perché sai che ti viene detto di no. Esattamente, esattamente. Quindi in realtà vogliamo lanciarvi un messaggio che è molto bello, a mio giudizio, anche partendo dal libro, che è quello del... che ti invita a rubare. Cioè, questo libro è molto provocatorio, è un titolo molto accattivante, perché proprio ti obbliga a copiare. Ti dice che devi copiare perché altrimenti non troverai mai te stesso. Ma la frase che più mi è piaciuta è quella di Mark Twain, che dice: meglio prendere ciò che non ti appartiene che lasciarlo abbandonato in giro. Ma guarda, c'è un'altra frase a inizio libro di T.S. Eliot, che secondo me è molto calzante per gli artisti. La leggo velocissima, eh? I poeti... voi traslate maghi, sì. I poeti immaturi imitano, i poeti maturi rubano, i cattivi poeti rovinano ciò che prendono, quelli buoni ne traggono qualcosa di meglio o almeno qualcosa di diverso. Il buon poeta amalgama ciò che ruba in un sentire complesso che risulta unico, assolutamente diverso da ciò da cui era stato tratto. No? Rubo un'idea. Poi la elaboro. E vorrei chiudere con l'altra citazione di André Gide, che dice: tutto ciò che era necessario dire è già stato detto. Ma visto che nessuno stava a sentire, bisogna ripetere di nuovo ogni cosa. Certo. Quindi è un invito a rubare, rubare in maniera consapevole e trovare la vostra voce. Perché, come abbiamo detto, il copiare non riuscirà mai a risultare come l'originale, ma sarete costretti, vi sentirete degli impostori, quindi sarete costretti a trovare voi stessi, ma l'importante è iniziare. Sì, anche perché poi come si fa a essere contenti per tutta la vita di portare un prodotto che non è frutto della nostra creazione? C'è chi ci riesce? No, per carità di Dio. Per carità di Dio. Speriamo che non siate voi. Perché non è un artista. Quello che lo muove non è l'arte, ma è il guadagno personale, che non è per forza economico. Può essere prestigio, può essere notorietà, ma viene mosso, l'ho sempre detto, secondo me, che differenza c'è tra un artista e non un artista? Questa è un'opinione mia. Che il non artista si muove seguendo stimoli esterni, l'artista si muove seguendo stimoli interni. Basta. Decidete da che parte stare, vi consigliamo la lettura di questo libro, tra l'altro ce ne sono molti sì, altri. Sì, allora, beh, adesso io non so se li ho tutti o no, sono quasi tutti tradotti in italiano. Ruba come un artista, un altro interessante, Semina come un artista, 10 idee per condividere la tua creatività e far conoscere il tuo lavoro. E poi c'è uno che è tipo un diario, cioè come tenere il diario creativo dell'autore di Ruba come un artista, accendi le tue idee. Prima ne parlavamo, ce n'è anche un altro, adesso mi sfugge il titolo, e sono tutti libri tra i 10, 9 e i 13-14 euro. Posso dire, avendo letto tante cose, che certe idee ovviamente sono riciclate, ma per chi chiaramente, è... Vabbè, certo, ma per chi è nuovo su questi concetti va benissimo, vanno benissimo perché sono di facile reperimento e di facile lettura. Infatti vorrei chiudere con la frase di André Gide, che è perfetta per dire questo, perché se lui stesso ha copiato, probabilmente sono banali, ma forse perché nessuno stava a sentire. Infatti ci dice: tutto ciò che era necessario dire è già stato detto, ma visto che nessuno stava a sentire, bisogna ripetere di nuovo ogni cosa. Quindi grazie Diego per averci dato la tua su questo argomento, speriamo di avervi ispirato a trovare il vostro voi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Sì, che tra l'altro ho finito ripetendo la frase di prima, probabilmente perché se non se ne sono accorti è perché forse andava ripetuto. Assolutamente!